Buongiorno a tutti amici della Putrella e bentornati su Satisfactory. Allora, nello scorso episodio abbiamo iniziato a scoprire tutte le novità dell'ultimissimo aggiornamento che ci hanno praticamente introdotto tante nuove tecnologie craftabili tramite le ricerche sia sul quarzo che sullo zolfo. Nello scorso episodio ci siamo concentrati per l'appunto sullo zolfo, creando la prima gigantesca fabbrica che ci produce una quantità incredibile di esplosivi con cui potremo bombardare l'intero pianeta. E ci siamo potuti anche testare i nostri trasportatori verticali che, a parte qualche leggero glitch grafico, devo dire che ci hanno letteralmente semplificato la vita. E adesso che abbiamo una fabbrica che produce esplosivi, potremo anche sbloccare sia il fucile che i proiettili. Infatti, se vi ricordate, alla fine dello scorso episodio abbiamo inserito una grande quantità di cariche esplosive dentro MAM. Ancora non ho sentito il botto, quindi la ricerca dovrebbe essere finita. Quando torniamo mi aspetto effettivamente di poter accedere alle nuove ricerche. Ma ovviamente quest'oggi ci concentreremo sul quarzo. Se vi ricordate, avevamo scoperto in quella direzione una miniera piena zeppa di depositi purissimi di quarzo che quest'oggi finalmente andremo a sfruttare. Io ho passato un paio di rette a sistemare tutti i nostri trasportatori che avevamo costruito nella zona da cui estraevamo il carbone, creando praticamente un sistema molto ma molto più ordinato e uno spazio completamente libero in cui costruiremo la nostra fabbrica. Sì, perché tramite il quarzo possiamo costruire l'oscillatore al quarzo, che è una nuovissima tecnologia di precisione che ci permetterà poi di craftare l'Explorer, il nuovo veicolo, poi ci sarà la torre radar e molto altro. Ma va da sé, ovviamente prima ci dobbiamo fare la fabbrica. Come potete vedere, intanto ho piazzato le fondamenta della nuova fabbrica. Non sarà qualcosa di gigantesco, ma ancora una volta dovrà essere una fabbrica a due piani, dato che ci servirà ancora una volta il produttore, che di solito si occupa da solo un unico piano della fabbrica. Ma vabbè, dettagli. Allora, tutto il quarzo ci verrà ovviamente consegnato tramite il camion, quindi sì, ancora una volta dovremo fare un percorso che ce lo porti praticamente fino a qua. Per consegnarlo ovviamente dovremo mettere una stazione del camion, che possiamo tranquillamente mettere qua, perfetto, in modo tale che sia abbastanza vicino alla strada, visto che qua dovrà consegnare tutto il quarzo e all'altra stazione là in fondo invece dovrà rifornirsi di carbone, che servirà sia a rifornire il mezzo che le centrali elettriche che alimentano invece la miniera in quella direzione. Perfetto. Pertanto dovremo fare in modo che una parte del carbone che rifornisce la nostra base principale scenda praticamente dal nastro, arrivi a questo separatore, in modo tale che la metà vada a rifornire la stiva del nostro camion e l'altra parte invece vada a rifornirne giustamente il suo serbatoio. Perfetto, ora non ci resta che avviare la registrazione del pilota automatico e tracciargli direttamente tutto il percorso. E in men che non si dica, avremo praticamente sistemato la consegna sia del carbone alla nostra miniera che del quarzo alla nostra nuova fabbrica. Perfetto, e nel giro di un minutino siamo arrivati effettivamente alla miniera, che per adesso purtroppo non avrà corrente. Devo comunque calcolare le pause in modo tale che il camion riesca a scaricare qui praticamente tutto il carbone che dopo andrà a rifornire le centrali, mentre invece da quest'altra parte si andrà a rifornire di tutto il quarzo che abbiamo estratto direttamente dalla miniera, a cui peraltro, come potete vedere, hanno dato un nuovo aspetto grafico, perché per adesso questo quarzo è direttamente grezzo. Poi toccherà a noi praticamente convertirlo in quarzo raffinato una volta che avremo creato un'apposita fabbrica. Ok, riprendiamo la registrazione, perfetto, e questa volta dovrò fargli fare una piccola pausa direttamente qua. La corrente elettrica dovrebbe essere ripartita, perfetto. E così facendo potete vedere che ci caricherà a bordo direttamente tutto il quarzo. Una volta caricato il tutto, questo dovrà essere riconsegnato quindi alla nostra base. La rottura di scatole, come sapete bene, è che questa nuova build sperimentale lagga ancora più del gioco. Cioè, già il gioco laggava tanto, ma vabbè, dettagli. Ottimo, poi tutto il quarzo dovrà essere depositato a questa stazioncina. Ottimo, quindi anche qui una piccola pausa per riuscire a scaricarlo tutto. Ed infine il veicolo arriverà ancora una volta all'altra stazioncina dei camion per potersi ancora una volta rifornire di carbone, perfetto. E da quel punto in poi praticamente il percorso è fatto. Sono arrivato lungo, porco cane del lag, aspetta che lo ributto indietro. Ottimo, se ho fatto tutto correttamente, adesso il camion dovrebbe essere praticamente automatizzato. Sperem ben che non si schianti da qualche parte. Perfetto, io adesso mi posso divertire a riportare tutto questo quarzo che abbiamo ottenuto direttamente alla mamma. Mi era mancata la mamma. Ciao mamma, guarda come mi diverto a inquinare il pianeta. Ok, come potete vedere la ricerca è finalmente finita, perfetto. L'analisi del Nobelisk completata e al suo posto ci mettiamo il quarzo grezzo. Noi ne vuole 25, io mamma te ne ho portate di più perché sono un bravo figliol. E ovviamente ci vorranno 15 minuti per ricercare tutto il quarzo.
Perfetto, nel frattempo noi ci divertiamo invece a costruire la base. Se ho capito bene, quindi adesso possiamo andare al terminale e sbloccare il fucile, che ci darà per l'appunto il fucile e la cartuccia. Se ho capito bene, questo è il fucile di livello 1. Se lo ricerchiamo più avanti, c'è anche il fucile di livello 2. Le cartucce si crafteranno ovviamente con il Nobelisk, il che vuol dire che saranno dei proiettili ad altissima velocità. Perfetto, dovrei aver inserito tutto e lanciamo ancora una volta la capsula. Ok, la capsula richiederà 12 minuti, ma tanto mamma sta facendo la ricerca. Abbiamo il fucile, abbiamo il fucile. Vediamo un po' cosa serve effettivamente per craftarlo. Oddio, lo potremmo anche già craftare. Facciamo la follia, ragazzi. Richiede tutti i materiali di altissimo livello, comunque, e anche componenti tecnologici. Mentre invece le cartucce richiedono del Nobelisk e dei tubi di acciaio. Possiamo fare anche un pochettino di cartucce, tanto che ci siamo. Signore e signori, permettetemi di dare il benvenuto al nostro nuovo fucile, con tanto di portachiave col logo della Fixit. Ok, questo, se ho capito bene, spara pochi colpi praticamente in linea retta, il che vuol dire che non subiranno la gravità del pianeta. Quindi posso tipo... Ok, parliamone! Questo lo dobbiamo testare assolutamente contro le forme di vita del pianeta. Presumo che si possa zoomare, per adesso non so come. Ma vabbè, non importa, l'importante è averlo. Allora, per costruire i nuovi componenti al quarto avremo bisogno di un sacco di prodotti che si craftano tramite il ferro. Allora, diamo un'occhiata e vediamo se attorno a noi c'è magari qualche deposito che possiamo sfruttare. Vediamo un po'. Sì, ne abbiamo uno a 280 metri in quella direzione. Perfetto, credo sia praticamente al di là delle nostre centrali elettriche. Ottimo. Ma guarda che posto, non siamo praticamente mai stati da questa parte. C'è anche una bella cascata con... Vedo una grotta. Là c'è una grotta, ma vabbè, dettagli. Mentre invece qui abbiamo... Ullala! Buongiorno, deposito di ferro puro. Questo è puro, mentre invece questo è normale. Oh, mio Dio, questo è il secondo deposito di ferro puro che ho trovato nell'intero gioco. Fantastico, allora ci piazziamo subito senza un minimo di rispetto. Una bella trivella mineraria di secondo livello. Il che vuol dire che, aspetta un secondo, lei ci estrarrà 240 unità di ferro. Ah, è tantissimissimo. Per nostra fortuna abbiamo anche le centrali elettriche direttamente qua dietro, quindi alimentarla non sarà decisamente un problema. Perfetto. E per il resto possiamo vedere di costruire tutta una bella serie di nastri trasportatori che riportino tutto il minerale direttamente alla nostra nuova fabbrica. Guarda che spettacolo di posto, peraltro, davvero. Ottimo, come potete vedere ho costruito un altro trasportatore che passa tutto attraverso la foresta e ci riporterà il minerale direttamente alla nuova fabbrica. Ma prima volevo dare una piccola sbirciata. Vediamo un po'. Sì, sì, c'è proprio la grotta nascosta. Guarda, se vedo un gatto ragno o gli spariamo col fucile o gli tiro le bombe a mano. C'ho una vasta scelta di armi di distruzione di massa. Sembra che ci sia solo una lumachina all'interno. Sì, la zona è relativamente tranquilla. Evitiamo magari di cadere in acqua, perché con tutto il peso che abbiamo addosso affogherei tantissimo. Ciao, bella lumachina. Beh, qui dentro io avrei messo una lumachina viola, ma vabbè, dettagli. Perfetto, ed ecco che sono riuscito a portare tutto il ferro direttamente alla fabbrica. Allora, cominciamo a gestire gli spazi. Va da sé che dovremo piazzare almeno un paio di fonderie. Pertanto, mettiamo qua in angolino un paio di finestrelle per i nastri trasportatori. E davanti ad esse, ovviamente, ci mettiamo le fonderie, che sono belle piccoline e quindi ci dovrebbero stare senza problemi. Dobbiamo sempre cercare di ottimizzare gli spazi, che in sto gioco, davvero ragazzi, è più difficile del previsto. E come al solito colleghiamo un nastro trasportatore a una delle fonderie, mentre invece in parte ci si mette il caro buon vecchio separatore per nastri più o meno qui. E lo colleghiamo da quest'altra parte. Entrambe ovviamente ci dovranno produrre i lingotti di ferro. E dato che ricevono una quantità incredibile di materiale, direi che possiamo vedere almeno di raddoppiare la loro produttività, passando da 30 lingotti al minuto a ben 60, perfetto. Così possiamo risparmiare soprattutto un bel po' di spazio. Allora, i lingotti di ferro prodotti da una delle fonderie dovranno andarmi da quest'altra parte. E noi infatti ci piazziamo una doppia serie di costruttori. Fra un paio di secondi vi spiego perché. Li mettiamo uno davanti a quell'altro. Per produrre effettivamente l'oscillatore al quarzo, siccome io ho già fatto un paio di prove nel mio tempo libero, abbiamo bisogno dei cavi. E voi sapete bene che per fare i cavi serve il rame. Tuttavia, negli scorsi episodi abbiamo sbloccato la ricetta che ci permette di craftare il filo di ferro. L'abbiamo testato allo scorso episodio e funziona veramente molto bene. In seguito, tutto questo filo di ferro lo possiamo far entrare in quest'altro costruttore e verrà convertito a sua volta nei cavi necessari per l'appunto all'oscillatore. Ci basterà collegare il tutto al traliccio di turno. Eccolo qua, davvero, da quando hanno anche aumentato la quantità di fili collegabili è davvero tutto più semplice. Tutti i cavi prodotti dal nostro costruttore li possiamo magari far uscire da questa parete così. Ottimo. E dopo costruiremo il classico nastro trasportatore verticale che li porterà di sopra verso il produttore che ci crafterà il prodotto finale. Perfetto.
Ok, questa è fatta. Nel frattempo mi stanno anche calando le tenebre, quindi faccio un salto veloce dalla mamma per sbloccare effettivamente il progetto che ci serve. Ciao mamma, sono tornato. Dimmi che hai finito tutto. Brav mamma che ha finito le ricerche. Eccolo qua. L'analisi è stata terminata. Perfetto. Il che vuol dire che la prossima volta dovremo inserire l'oscillatore al quarzo per sbloccare probabilmente la torre radar e probabilmente penso anche il nostro veicolo. Mentre invece se inseriamo il fucile, in 45 minuti ci permetterà di craftare il fucile di secondo livello. Ci sono già tante ricerche, però io invece inserisco un ulteriore disco rigido. Perfetto. Che è una ricerca che richiede 10 minuti, perché davvero queste ricette alternative sono di un'utilità veramente incredibile. Allora, dobbiamo ovviamente tornare al terminale della base per poter sbloccare esploratore, che ci darà la mappa, il cristallo di quarzo, l'oscillatore al quarzo, il veicolo esploratore. Ah, si sblocca subito questo. E l'update per lo scanner che ci permetterà di cercare i depositi. Ma noi abbiamo già fatto perché siamo avanti. Allora, vediamo un po'. Servono un bel po' di risorse, tra cui i radiofari. Vabbè, abbiamo una fabbrica che li produce in automatico, ma vabbè, dettagli. Perfetto, allora dovrei aver craftato tutto e facciamo ripartire ancora una volta la capsula. Oh, fantastico! Guarda cose che abbiamo sbloccato stavolta! Incredibile! Il che vuol dire che adesso se io premo Z... Sì, ho la mappa! Guardate che roba, finalmente abbiamo la mappa! E per adesso sono visibili solo una parte delle zone che abbiamo esplorato, perché se vi ricordate, noi eravamo stati anche nel deserto, vedete che c'è effettivamente la nostra icona dei geyser. Quindi, fin tanto che non sbloccheremo le torri radar, non potremo avere tutta la mappa. Le torri radar cosa fanno? Praticamente hanno un'area che praticamente analizza la mappa, e ogni tot minuti la loro area si allarga, in modo tale che pian pianino ci scopriranno una buona parte della mappa. Ma come vi sapete bene, le dobbiamo ancora sbloccare. Ma la cosa più importante è che ci siamo anche sbloccati l'esploratore, che ha un inventario da 25 slot, quindi è piccolino, ma vi permetterà praticamente di andare dovunque e richiederà anche 5 oscillatori al quarzo. E questa è effettivamente la sua silhouette. No, vabbè, non vedo l'ora di testarlo. E sì, ha 2 posti, quindi ci permetterà quindi di andare in giro con Gabby qualora riuscissimo ad organizzare qualche altro episodio in futuro. Va bene, appena avremo l'oscillatore vediamo effettivamente di craftarcelo. Bellissimo! E tra le nuove ricette che ci ha sbloccato c'è ovviamente il cristallo di quarzo, che va da sé si produce tramite 2 unità di quarzo grezzo, e l'oscillatore al cristallo di cui stiamo facendo la fabbrica, che richiederà quindi 10 unità di cristallo di quarzo, i cavi che come sapete bene abbiamo già praticamente prodotto, la rottura di scatole, saranno ancora una volta le lamiere di ferro rinforzate, ma utilizzerò una delle ricette alternative in modo tale da produrre in quantità industriale. Perfetto, come potete vedere laggiù il nostro camion sta tornando sano e salvo dalle sue spedizioni, il che vuol dire che il percorso che gli abbiamo impostato funziona anche molto bene. Allora, ho visto che c'è una leggerissima carenza di carbone. Ecco perché non ho ricollegato effettivamente una delle miniere. Vabbè, non è un problema. Piazziamo qui il nostro caro buon unificatore di nastri e ci collego effettivamente anche l'ultima miniera. Perfetto, così dovremmo avere rifornito completamente la base. E volete ridere? Vi ricordate la roccia che avevamo distrutto lo scorso episodio? È ricomparsa. Ho letto nella community che effettivamente è un bug che fa parte della build sperimentale, ma vabbè, dettagli. Buono, ora sappiamo effettivamente tutto quello che ci serve per craftare l'oscillatore. Ovviamente dovremo costruirlo al secondo piano. Pertanto qui ora dovremo costruire tutte le fabbriche per produrre le lamiere di ferro. Anzi no, sono quelle rinforzate che dobbiamo fare. Oh no. E per craftarle ci serviranno sia le lamiere di ferro standard che le viti. Il che vuol dire che tutti i lingotti prodotti da quella fonderia dovranno quindi andare dentro un paio di costruttori, che possiamo mettere l'uno in parte a quell'altro. Perfetto. E qua dietro invece dovremmo mettere ovviamente un bel separatore di nastri. E così facendo i 60 lingotti prodotti dalla nostra fonderia potranno entrare direttamente nel separatore di nastri, che poi li dividerà praticamente fra i due costruttori. Perfetto. E pertanto il costruttore di sinistra produrrà le lamiere di ferro e il costruttore di destra, come dicevamo, ci produrrà le viti con il progetto alternativo. Ne farà 90 al minuto. Casomai dopo vedo se è necessario potenziarli. Ed infine sia le lamiere di ferro che le viti le faremo arrivare da questa parte, dove piazziamo un bel assemblatore direttamente qua vicino alla parete. Perfetto. E che ci servirà invece per craftare 3 lamiere di ferro rinforzate con il progetto alternativo, che mi permetterà di averne di più rispetto alla ricetta normale. Quindi uno mi va di qui e l'altro mi va invece di qua. Colleghiamo il tutto alla corrente. Ok, abbiamo praticamente quasi tutto quello che ci serve. Perfetto, allora tutte le risorse usciranno da questa doppia finestra e così dopo le potremo portare su. Pertanto ci possiamo per adesso spostare. Olè!
al secondo piano. Qui per adesso possiamo anche tranquillamente chiudere il tutto. Perfetto, come potete vedere sto anche isolando con le pareti la parte superiore. E là possiamo tranquillamente metterci il nostro produttore. Aspetta che è tipo abnorme. E lo mettiamo più o meno centrato. E cosa incredibile, l'ho centrato per davvero. Così posso far uscire tranquillamente dopo le risorse dalla finestra. Questo produttore ci dovrà produrre ovviamente gli oscillatori di cristallo. Perfetto, allora colleghiamo il tutto alla corrente. Ottimo, il lavoro è quasi terminato. Ora non ci resta che mettere un ultimo costruttore direttamente qua sopra, in modo tale che prenda praticamente tutto il minerale di quarzo grezzo e ci dia il minerale di quarzo raffinato che possiamo mandare direttamente là dentro. Ci sono ancora una volta anzi, non voglio dire che buon profumo, un pochettino di fumi. Ma questi sono la parte migliore della mia giornata lavorativa. Pertanto, in maniera molto volgare, colleghiamo l'uscita della nostra stazione dei camion alla finestrella lassù. Perfetto, quindi tutto il minerale ci arriverà là sopra. No vabbè, ma guardatelo quanto non è bello il minerale del quarzo. Perfetto. E davanti ad essa ci dovremo semplicemente mettere un unico costruttore e il gioco è praticamente fatto. Perfetto, colleghiamo il tutto alla corrente là sotto. Ottimo. A questo gli diciamo di produrci quindi il cristallo di quarzo, che preleverà da qui. Lo facciamo entrare di qua. Ok, la macchina come potete vedere è partita e possiamo fare in modo che tutti i cristalli di quarzo vengano quindi consegnati su una delle entrate del nostro produttore. Meraviglioso, potete vedere che stanno arrivando pian pianino. Non sarà una macchina velocissima, ma non è che ce ne servano centinaia. E se fosse necessario la possiamo potenziare. Per adesso, vabbè, ne fa 15 al minuto, sono già parecchi. E il resto delle risorse del produttore arriveranno da quelle due finestrelle. Quindi possiamo collegare un'entrata qui, perfetto. È un'entrata invece da quest'altra parte. Allora, visto che non possiamo agganciare i nati trasportatori verticali fra due finestre, mi è venuta una piccola idea, la devo ancora testare e la verifico con voi. Praticamente possiamo mettere un bel nastro trasportatore di terzo livello che mi prende le risorse da lì e me le porta da quella parte. E da questo punto lo colleghiamo alla finestrella. E la stessa cosa la possiamo fare da questa parte. Si creerà peraltro un qualcosa di altamente simmetrico. Vediamo un po', possiamo fare quindi la stessa identica cosa, solo che da qui andrà invece di qua. No vabbè, no vabbè, quanto non mi piace sta cosa. Bellissima, veramente bellissima. Quindi se io adesso torno su, tutte le risorse entrano nel nostro produttore, che a giudicare dal rumore e dal movimento dei suoi bracci sta cominciando a produrre effettivamente gli oscillatori al cristallo. Perfetto, ne produce 1.8 al minuto. Come potete vedere è una risorsa abbastanza difficile effettivamente. Oh senti, siamo pieni di lumachine, vediamo quindi di dare una potenziata alla maggior parte delle nostre linee produttive. Ecco qua, così adesso produciamo praticamente 30 cristalli di quarzo al minuto che si compenetrano male. Sviluppatori, c'è il cristallo che vi passa sotto il nastro trasportatore. Vediamo di potenziare anche il nostro produttore, perfetto. Ok, la produzione qua sopra è praticamente automatizzata, quindi noi possiamo vedere di tornare di sotto, dopo metterò delle scale un pochettino più pratiche, e vedere di inserire un pochettino di succo di lumaca nelle nostre linee produttive qua sotto, in modo tale da velocizzare ancora il tutto. Allora, il collo di bottiglia è dato dal costruttore che produce le lamiere di ferro, ma non è un gran problema perché gli possiamo raddoppiare la produttività portandola quindi a 30 lamiere al minuto con un paio di unità di succo di lumaca. Tanto voglio dire, abbiamo talmente tanti lingotti che non ci sono problemi. Così facendo possiamo anche permetterci casomai di potenziare la quantità di lamiere di ferro rinforzate che le nostre macchine producono. Tanto viti ce ne sono in quantità industriale, quindi siamo a posto. Perfetto! Perfetto, il che vuol dire che adesso possiamo recuperare da sopra tutti gli oscillatori che ci servono. Anzi, senza neanche andare sopra, possiamo collegare l'uscita della fabbrica ai nostri nastri trasportatori da questa parte. E pian pianino dovremo fargli rifare tutta la strada su per la collina fino alla nostra base. Delon Gamer, hai un paio di ore da buttare via? E tanto ormai. Oh senti, mi ritengo già molto soddisfatto che ancora una volta abbiamo creato un'intera linea produttiva che stia all'interno di una fabbrica. E voglio dire, c'era ancora spazio per mettere qualche altra macchina qualora avessimo voluto. Nel frattempo sono riuscito a portare i nostri nuovi componenti direttamente fino a qua. Beh, l'estetica è ancora temporanea. Per adesso, come potete vedere, sono dei chip giganteschi, ma ci accontentiamo. Pian pianino la macchina dovrebbe continuare a produrne. Il che vuol dire che adesso abbiamo abbastanza risorse per craftarci l'esploratore, il nuovo veicolo. Ma prima mi servono un pochettino di radiofari. Se vi ricordate, li craftiamo direttamente al nostro produttore qui. No, 100! Me ne bastavano una quindicina. Vabbè, mi sa che abbiamo da qualche parte un collo di bottiglia e credo di sapere chi sia il colpevole, ovvero la macchina
che produce la polvere da sparo. Volevo effettivamente potenziarla, per adesso farà solo 7.5. No, decisamente, visto che tanto utilizza il carbone e lo zolfo che abbiamo in quantità industriale, ci conviene quantomeno raddoppiarne la produzione. Anzi, facciamo un bel 250% della serie meglio abbondare. Perfetto, così abbiamo 18.75. Ottimo. Aspettiamo che il nostro camion si levi dalle scatole, perché sennò se mi ci schianto succederà di tutto. Ma possiamo finalmente craftarci l'esploratore. Guardalo! Bello! È praticamente un dune buggy con tanto di banco da lavoro dietro. Bellino, proprio tanto. E come vi dicevo prima, ha un doppio sedile. Questo dovrebbe essere anche straveloce. Vediamo un po' se apro il banco da lavoro. Possiamo anche rifornire il mezzo. Aspetta che per adesso ci metto io dentro un pochettino di benzina. Non ha molto spazio nell'inventario, ma vabbè, non è fatto per il trasporto delle risorse, ma per il trasporto degli esseri umani. Perfetto, vediamo allora di salire a bordo e di testarlo. Uila! Ok, questo sprinta via veloce. È che questa non è la zona più adatta, dato che lagga tantissimo. Ui, guarda che veloce. No, vabbè, ma è fantastico sto veicolo. Aspetta, aiuto. Peraltro lo possiamo casomai veramente utilizzare per portare avanti e indietro le risorse, soprattutto perché lui è in grado di percorrere queste salite decisamente con meno difficoltà rispetto al nostro camion lassù. Potete vedere che, in men che non si dica, l'ho praticamente raggiunto. Il camion qui faceva 20 km/h, questo mantiene i 70 in salita. E vabbè, meraviglioso. Sì, però mi supera i 130 in discesa. Oh mio Dio, e vabbè che tenuta. E vabbè che tenuta, incredibile. No, veicolo della vita. Veicolo davvero della vita. Guardalo. No, vabbè, hanno realizzato veramente una macchina fantastica. Allora, c'è un piccolo errore sulla nostra progettazione, perché qui dove dovrebbe arrivarmi solo il minerale di quarzo mi è stato consegnato anche il carbone. Si vede che effettivamente il nostro camion non è riuscito a scaricare tutto il contenuto direttamente alla miniera là in fondo e quindi l'ha riportato indietro. Dobbiamo fare una piccola furbata. Praticamente non dobbiamo fare altro che mettere un bel separatore intelligente direttamente lassù. E dopo gli diremo praticamente che qualora ci sia del carbone me lo deve riconsegnare da questa parte, e pian pianino da qua sopra lo facciamo tornare qua giù e lo ricolleghiamo sul nastro del carbone tramite un unificatore di nastri. Perfetto, così pian pianino verrà riportato direttamente alla nostra base principale. Ok, così facendo si dovrebbe risolvere questo brutto fastidio. No, davvero, sto veicolo si è risalito l'intera collinetta senza un minimo di fatica. Guarda che roba, c'ha le ruote che sembrano possedute dal demonio. Olè. No, vabbè, ma io sostituisco tutti i veicoli. E il bello, peraltro, è che è anche un veicolo basso, il che vuol dire che non mi si spalma di brutto sui nastri trasportatori. Guardalo! Inarrestabile! Inarrestabile, è anche troppo veloce. Signor esploratore, voglio essere onesto con lei, potrei essermi innamorato. Mamma mia, lo sto adorando. Non vedo l'ora di testarlo effettivamente quando faremo qualche altro viaggio. Buono, allora, non mi resta quindi che vedere se le ricerche da mamma sono finite. Oggi la mamma l'abbiamo utilizzato un sacco, veramente, eh. Sarà anche un pochettino stank, perché comincia ad avere una certa età. Abbiamo una nuova ricetta per produrre i radiofari, ma per adesso siamo a posto e possiamo produrre il carbone arricchito. Questa è nuova, non c'ha neanche l'icona allo stato attuale. Probabilmente ci servirà per qualche ricetta avanzata. Io intanto mi sblocco questa della serie prevenire è meglio che curare. Ma soprattutto possiamo mettere i nostri oscillatori direttamente dentro MAM. E in 22 minuti e 30 secondi, perché sono i 30 secondi che fanno la differenza, ci dovrebbe secondo me sbloccare le nuove ricerche. Oh mio Dio, questo vuol dire che effettivamente possiamo craftarci le torri radar e via dicendo. Non male. Buono, direi che per questo episodio allora ci possiamo fermare qua. Abbiamo già fatto veramente un ottimo lavoro. E ancora una volta dovrò trovare anche un modo per riportare tutte le risorse direttamente al nostro magazzino centrale. Non so onestamente come fare, soprattutto perché non c'è più spazio. Non so dove mettere tutto perché di quelli per porca. Buono. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel viaggio della serie, condividete a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Signore esploratore, andiamo a fare un giro assieme.